Enzo. Autorità rionistiche Leo, autorità civili, autorità del tavolo della presidenza, docenti, dirigenti scolastici, presidi, alunni dell'istituto comprensivo Far Felice da San Luca. Navarro e un bel ritrovato a chi invece ha già condiviso con noi l'esperienza, grazie, a chi ha già condiviso con noi invece l'esperienza e il momento di questa mattina dedicata è dedicato invece al secondo e la bocca rosa
signora figlia, e regna ammazzata. Lo primo corpo la donna carino, l'altro corpo la donna morì. Lo primo all'ugore e l'altro all'errine, morirà baronessa di carino. Facciamo dire da Salvatore, che è un organizzatore di cultura, qualcosa da migliorare nel nostro premio, Salvatore, perché Salvatore è un grande organizzatore, ho scoperto poi che oltre ad essere un bel poeta è anche un organizzatore di eventi culturali. E quindi cosa possiamo migliorare per le prossime edizioni? Allora, intanto, prima di dire qualcosa, vi ringrazio per questa meravigliosa manifestazione che avete organizzato. Non c'è niente da migliorare. Naturalmente le cose vanno sempre riviste poi con calma e sempre poi andando avanti si scopriranno qualcosa che si cambierà di sicuro. E, niente, io che cosa devo dire? Sono contento intanto di questo premio, devo dire a tutti che mi fa grande piacere in quanto sono originario di Lusa Sclafani. E quindi ho passato anche parte della mia giovinezza qui a San Buca di Sicilia, quando ancora ragazzo con le biciclette si andava e veniva da Chiusa a San Buca, quando c'era una festività, mi ricordo la bella festa che si faceva delle corse dei cavalli. Infatti ho chiesto come fa l'amico se ancora le fa, e mi hanno detto ormai non si fa più. Quindi sono abbastanza contento. Scusa se ti interrompo, se gli ospiti non avranno fretta e perderanno tempo a uscire dalla BCC, troveranno una scenografia meravigliosa poi nel corso, perché c'è un'illuminazione alla veneziana che è tutta da vedere e da gustare a colpo d'occhio, ma se andate via presto, mentre ancora c'è la luce del giorno, ve la perdete. Questo ve lo devo dire, così vi incito a restare anche dopo che avete preso il premio, perché non è giusto che uno prende il premio proprio e se ne va, è giusto fare un applauso anche a quello che sfortunatamente lo prenderà tra qualche quarto d'ora o mezz'ora. Prego. Un'ultima cosa, praticamente vi invito tutti a venire a Marsala, perché io risiedo a Marsala, dove ho fondato 18 anni fa nel Museo delle Tradizioni Arti Contadine, dove appunto, come diceva il Presidente, ci organizziamo anche noi delle manifestazioni di questo tipo. E quest'anno infatti faremo il quinto simposio, quindi i poeti presenti possono approfittare, poi metteremo il bando anche su Facebook e quindi chi vuole partecipare può partecipare. Colgo l'occasione però per omaggiare appunto il libro del quarto simposio, quello l'ultimo che abbiamo fatto, non me lo voglio la Presidente, ma non ero preparato per averne due, ma ce n'ho uno solo e quindi lo omaggio intanto al Presidente, poi alla signora Presidente, poi glielo spedirò per posta. Va bene, vi ringrazio e buona continuazione. Grazie a Salvatore Mirabile. Passiamo alla sezione poesia. Lo vorremmo fare consegnare questo primo premio alla dirigente del liceo scientifico Enrico Fermi di Sciacca, Giusy Di Liberto, che è presente in sala. Bene, intanto io mi approfitto. Mi approfitto per ringraziare particolarmente la dirigente del liceo scientifico, perché stamattina gli alunni del liceo scientifico con indirizzo linguistico, pedagogico eccetera eccetera hanno affollato questa nostra sala, hanno seguito con grande interesse e impegno il convegno, e di questa partecipazione io ti sono veramente grato, anche come partecipazione al premio, anche di questa presenza stasera qui con noi che ci onora, quindi questo è un piccolo riconoscimento culturale, ci farai poi anche questa incombenza di consegnare tu il premio, che è un primo premio questo per la sezione poesia. Sì, Antonio Barragato è direttore e ideatore del gruppo In Narratura di Cefaluno,
nonché presidente dell'Associazione Artistica e Culturale Muovi l'Arte, opera per la valorizzazione e diffusione della cultura e delle tradizioni popolari siciliane attraverso la poesia e il mondo dell'immagine. Al suo attivo ha 4 pubblicazioni di poesie e nel 2016 anche un romanzo autobiografico dal titolo Squarci di vita. Complimenti. Grazie. Foto di rito. Allora, Anna Maria Castronova, per i suoi due racconti edili molto, molto belli, romanti, siciliani, come questo premio. E a Francesco Villeci, che ci ha dato il piacere e l'onore di partecipare al nuovo premio romano. Complimenti. Complimenti ad Anna Maria Castronova e Francesco Villeci. Siamo a Sambuca di Sicilia, alla premiazione del concorso internazionale Navarro 2017. È stato appena premiato con il primo posto nella sezione Silloge inedite il poeta Antonio Barracato di Cefalù. Antonio, allora, prima impressione, felicissimo per il premio ricevuto. Dico francamente che non me l'aspettavo, perché diciamo era un po' alla cieca, mi hanno invitato che ero fra i premiati, però chiaramente il primo posto non me l'aspettavo. Chiaramente è inutile che si nega, fare molto piacere, sono onorato di essere venuto qui a fare questa esperienza. Speriamo bene di continuare nei progetti che ho iniziato e riuscire a essere gratificato per l'impegno che uno ci mette, per l'energia che uno dà all'amore che è appunto la letteratura, la poesia, il romanzo. Come si intitola la Silloge e quanto poesie comprende, quali sono i temi che affronti nelle tue liriche? No, questa Silloge non ha un titolo, sono una sequenza di 10 poesie in lingua italiana che parlano un po' del sociale, un po' un lavoro introspettivo, esistenzialista, che appunto l'uomo che scava dentro se stesso per cercare di vedere un briciolo di speranza per tante negatività che incontra per la strada. Quindi diciamo è un po' autobiografica questa Silloge. A parte diciamo, la tematica sociale che affronta i problemi della violenza, i problemi della guerra, per cui dico io spazio in diversi settori, cioè non mi piace fermarmi soltanto a scrivere poesie monotematiche. Ecco. Quanti premi hai ricevuto sino ad oggi? Diciamo che in 3 anni e mezzo sono arrivato quasi a 70 premi, più ne ho altri del mondo fotografico, quindi penso che mi sto avvicinando a un centinaio di premi, però chiaramente in un arco temporale molto breve, perché il tutto in appena manco 4 anni ecco, che lavoro direttamente e intensamente su questo settore. Diciamo che ho scritto anche commedie, penso di portarli in scena quanto prima, ho scritto testi musicali, chiaramente non la musica ma semplicemente il testo, e stiamo lavorando a un lavoro ambizioso, fare un CD di 8 canzoni, quindi abbiamo trovato una brava cantante, un amico mio che fa parte dell'associazione ha scritto la musica, siamo in sala mixaggio, stiamo mettendo altri strumenti per vedere di uscire il meglio di questi lavori che appunto che abbiamo in corso. È stato appena premiato il poeta Totò Mirabile di Marsala. Allora Totò, felicissimo, hai ricevuto il primo posto. Come si intitola la tua lirica e di che cosa parla? I cancelli di Auschwitz, la lirica con cui sono stato premiato. Devo premettere che io sono di Chiusa Sclafani, non sono di Marsala. Sì, sono nativo di Chiusa e ho abitato per circa 20 anni a Chiusa Sclafani, e quindi conosco molto bene, come ho detto prima, Sambuca di Sicilia. Certo, sono particolarmente emozionato perché sono ritornato, diciamo, nella mia terra, e quindi questo premio lo aggiungo ai tanti altri premi che ho nella mia bacheca e che mi riempiono di orgoglio. E quanti premi hai ricevuto sino ad oggi? Qual è il più importante?
Ma ho vinto tanti premi e ora starla ad elencare sarebbe troppo lungo, ma non per giusto volere fare un po' di... Dico, il primo, quello più importante sicuramente è stato il premio Talente Vesuviani che ho vinto a San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli. E poi un altro importante premio è stato quello che ho vinto a Partinico, organizzato dalla Biglia Verde. E un altro premio importante è stato quello vinto ora di recente a Cerda, un primo posto, con un racconto questa volta. Durante la cerimonia di premiazione tu hai donato l'antologia del simposio al presidente dell'Ios Club di San Buca di Sicilia. Anche quest'anno si farà il simposio nel tuo museo a Marsala? Sì, ho voluto omaggiare l'ultima antologia che abbiamo fatto riguardante il simposio al Tempio dei Poeti che organizziamo a Marsala. Quest'anno si farà, stiamo pensando di, per come avevamo promesso di organizzarlo al Tempio di Segesta, però abbiamo delle difficoltà, ma speriamo di superarle, ma comunque si farà e sicuramente sarà un successo come gli altri anni, perché hanno aderito negli anni precedenti poeti provenienti da tutta la Sicilia e anche dall'Italia. Margherita Neri al premio Navarra 2017 non edizione, fra i premiati con una poesia in dialetto siciliano. Allora Margherita, come si intitola la tua poesia e di che cosa parla? La poesia si intitola Sicilia bedda e scapiddata. In pochi versi ho cercato di racchiudere quello che è la nostra terra, con le sue bellezze e purtroppo con le sue brutture. È una poesia in italiano inframmezzata da versi in siciliano. Allora sentiamo la poesia. Sicilia bedda, tutta scapeggiata, vorrei essere la mano che antrizza i tuoi capelli con l'amore di una figlia alla madre, aprire la tua bocca al sorriso, riempire di stelle i tuoi occhi, spannere di zagare e gelsomino la terra che te tene in tale brazza, vorrei lavare con lacrime di sole le strade tinciote di sangue innocente, cogliere il dolore che trabucca du petto delle madri cui vocche cosote e l'occhio seccate. Sicilia martoriata, scapeggiata e bedda, manco lo mare ti dona consolo. Le somarosi abbuccano e sgiavacano corpi sfracellati, ventri di caruseggi pieni d'acqua, occhi spirdati, bocche spalancate, pugni serrati. Sicilia scapeggiata, mia adorata, come un coccio di rina, vorrei scivolare piano piano nelle tue carni, baciare, carezzare, allisciare le tue capigli niure e lucenti, ridare lustro, splendore e sfarfaggio, grapere, core e brazza alla speranza. Siamo a San Buca di Sicilia, alla cerimonia di premiazione del concorso nazionale internazionale di poesia Navarro 2017 con il suo presidente del Lions Club San Buca di Sicilia, l'avvocato Loretta Abruzzo. Allora, oggi si è conclusa la nona edizione, una sala affollata di persone. Intanto come nasce l'idea di organizzare questo premio e qual è lo scopo delle premio Navarra 2017? Grazie, allora io sono il presidente della Lions Club San Buca Belice. Oggi si è appena conclusa, anzi adesso, la nona edizione del premio internazionale Navarro. È stato strutturato in due tempi diversi. Questa mattina c'è stato un convegno studi navarriani che ha visto coinvolti, invitati le scolaresche degli istituti superiori e degli istituti comprensivi dell'Interland. E invece nella seconda parte, cioè in questo pomeriggio, si è più che altro celebrato veramente il premio internazionale Navarro,
lavoro con la premiazione di autori, scrittori e con anche la consegna di determinati premi speciali in diverse materie, quale il magistrato Picone, un regista, insomma sono stati consegnati 4 premi speciali e poi sono state fatte 6 sezioni di poesia, narrativa e sono state fatte anche le consegne, prima, secondo e terzo premio e anche delle menzioni di onore, sia agli adulti che anche una sezione ai giovani. Il premio Navarro fondamentalmente, diciamo che è stato ideato, no, diciamo, è stato effettivamente ideato da un nostro socio che è il professor Enzo Randazzo, che proprio questa sera è stato anche lui il premio del presidente del premio Navarro. La finalità è proprio quella di ricordare i Navarro nei luoghi in cui hanno espresso la loro creatività, la loro massima creatività, e proprio qui San Buca di Sicilia, che è anche Borgo dei Borghi dell'anno 2016. Naturalmente quella che è la promozione della cultura al fine di far conoscere i Navarro si sposa perfettamente con quelle che sono anche le finalità della nostra associazione, che in quanto un'associazione di servizio è finalizzata anche e comunque alla promozione della cultura, e siamo certi che oggi siamo riusciti veramente, con la grandissima partecipazione che c'è stata, siamo riusciti a promuovere cultura a tutti i livelli, veramente, grazie. Ci sarà una 10ª edizione del concorso internazionale Navarro? Sorge nel 95 effettivamente il premio, per cui non è stata fatta non è stato organizzato un premio, un'edizione puntualmente come ogni anno. La matematica non è un'opinione, quindi si può perfettamente capire da un calcolo, però effettivamente da qualche anno il Lions, grazie appunto alle capacità anche organizzative del presidente del premio stesso, che è il professore Randazzo, è proprio un impegno, perché la finalità è quello di istituzionalizzare il premio e far veramente celebrarlo proprio qui a San Buca di Sicilia. Quindi noi, finché possiamo, con tutta la volontà cercheremo sempre di appoggiare e fare in modo che venga celebrata anche la 10ª edizione, che generalmente facciamo sempre coincidere con la seconda domenica di maggio, anche perché è un periodo di festività fortissima sentita per San Buca di Sicilia, perché è anche la festa della nostra Maria Santissima dell'Udienza. Quindi per quanto riguarda l'appoggio della Lions, sarà sicuramente costante negli anni, sperando che ci siano sempre le condizioni per non potersi fermare. Siamo in compagnia del dottor Enzo Randazzo qui a San Buca di Sicilia alla cerimonia di premiazione del concorso internazionale Navarro 2017. Lei è il presidente della giuria. Allora, dottor Randazzo, quanti sono stati i poeti che hanno partecipato a questa 9ª edizione? È stata una scelta sicuramente difficilissima scegliere i vincitori. Una scelta difficilissima che solo con una giuria di stacanovisti, quello come quella che avevo io, poteva essere portata a termine, perché i testi erano di grande qualità, sono stati più di 500 i concorrenti, sia tra i giovani che tra gli adulti, nelle varie sezioni, e devo dire anche da scrittore che questi scrittori scrivete troppo bene, e quindi a chi vi corregge, a chi vi legge viene quasi voglia di imitarvi, insomma, in qualche modo. È stato molto di livello il premio, quindi ha avuto una partecipazione da tutte le parti, da tutte le regioni d'Italia. Questo ci ha dato prestigio, ci ha dato lusso, e poi c'è stata anche una grande partecipazione dei ragazzi, dei giovani. Questo fa sperare che i grandi valori della poesia, la bellezza, la lealtà, l'amicizia, la legalità, la giustizia, possano, la pace, possano sempre essere diffusi tra i giovani, e che la poesia e la letteratura possano farsi mezzo per poterli diffondere e stimolare. Quante erano le sezioni di questo premio e quali sono stati i temi racchiusi nelle liriche e anche nei racconti nella sezione narrativa? Le sezioni erano ben 7. Tra l'edito e l'inedito di questo premio, e poi i temi erano i più vari, dall'impegno sociopolitico al lirismo, al ripiegamento autobiografico, all'amore, che è il tema su cui tutti i giovani ancora oggi scrivono, pensano e si entusiasmano. Qual è il messaggio che lei lancia ai giovani che si cimentano a diventare scrittori o poeti? Dico che nell'epoca della tecnologia, degli sms, di internet, la letteratura rimane sempre un grande bene che aiuta a capire la realtà, a leggerla, a stimolare, a riflettere e a vivere anche. Un premio per divulgare culture ed anche legalità, ci sarà una 10ª edizione?
Speriamo di sì. Noi abbiamo fatto queste 9 edizioni dal 1995 ad oggi, quindi come si vede facendo i numeri matematici qualche anno è saltato per mancanza di fondi, per mancanza di budget, per mancanza di capacità organizzative, ma penso che adesso che abbiamo ripreso da un paio d'anni a fare il premio sta avendo grande consenso in tutta Italia e noi vedremo di poterlo portare così nei luoghi in cui i due Navarro hanno lavorato e vissuto, e soprattutto Emanuele, che è stato uno scrittore di respiro europeo, ci dà questa possibilità. Quest'anno noi siamo riusciti a presentarlo a Milano al Caffè Biffi, che è la sede in cui Navarro assieme a Verga, a Capuana, a Anna Radius, a Nerea hanno creato, agli scrittori scapigliati, hanno creato la letteratura verista, il romanzo verista. Speriamo l'anno prossimo di riuscire a fare la stessa cosa a Firenze, dove Navarro ha lavorato come letterato, a Roma, dove ha insegnato al Magistero di Roma, a Parigi, dove assieme alla Sande e a Dumas è vissuto nei salotti parigini e nell'ambiente molto vario degli impressionisti, degli scrittori trasgressivi di Montmartre.